Da Mila 1, ciao a tutti, siamo il terzo segreto di Satira e siamo qua per presentare il nostro primo libro che si intitola La paranza dei buonisti, manuale di sopravvivenza per il ventennio sovranista. Che cos'è? È un libro bello, posso dirlo, ma vabbè. Scritto bene? Sì. Bene. Divertente? Ah, sì. A tratti? Sì, a tratti sì, anzi direi di sì. Però è un libro soprattutto che parla di oggi, no? Parla di questo periodo storico un po' complesso, che è un periodo storico in cui, diciamo, il mondo è diviso in due, l'Italia è sicuramente divisa in due, lui è il sesto autore. Sì, sì. Ma è il principale, però. Ha scritto diciamo gran parte. Abbiamo fatto la correttore di bozze. È un libro che ha delle regole, un manuale di sopravvivenza. Un manuale di sopravvivenza per questo ventennio. E quindi è molto utile per tutti i buonisti, che sappiamo appunto sono tanti. Dio, tanti, no? Tanti, vabbè, diciamo la metà del paese. E questo libro, per capirlo, abbiamo fatto una sorta di focus group, no? Abbiamo chiesto ai principali elettori, abbiamo preso dei campioni di questo paese, i principali partiti, che diciamo sono due più uno che pian piano sta scomparendo, e quell'uno non dico qual è. E quindi abbiamo chiesto il loro parere. E il loro parere l'abbiamo raccolto in un RVM. Video. Sarò molto breve perché so che questi video durano 30 secondi, per cui non vorrei togliere spazio agli altri che poi devono parlare dopo di me, prima di me, insomma non voglio occupare tutto lo spazio io, perché è giusto avere una pluralità di pareri, no? E per cui anche gli altri dovrebbero dare il loro parere su... Vabbè, comunque, il libro. Il libro del terzo segreto di Satira non mi è dispiaciuto, anche se loro se la devono prendere sempre con il Movimento 5 Stelle, quando questo governo precedente tante cose buone le ha fatte, reddito di cittadinanza e roba varia. In ogni caso, in queste ore sulla piattaforma Rousseau stiamo decidendo e capendo se è un buon libro o meno. Quello che diranno le votazioni capire. Prima ho detto tra l'altro pure la cosa che non era male il libro, non lo so, quando la piattaforma deciderà vi dirò. L'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo d'Este, no? Che fu assassinato il 28 giugno del 14 da Gravilo Principe, omicidio che diede poi inizio alla prima guerra mondiale. Ma se torniamo ancora La paranza dei buonisti? Il libro di Saviano, una merda! No, non è di Saviano. Non è di Saviano. Vabbè, comunque non me ne frega un cazzo. Hashtag chiudiamo i porti, hashtag chiudiamo la libreria. Dai, fuori dal cazzo. Sono stato nei tempi, quando ho sforato forse un attimo, quanto ho fatto? 28 minuti. Oh, sono volati però, eh?